Pablo Picasso ha spalancato le porte dell'arte contemporanea. Le sue creazioni spaziano in stili e periodi diversi. Il periodo blu, il periodo rosa, il periodo africano, il cubismo analitico e il cubismo sintetico. Sono veri tesori, ricercati dai collezionisti e musei di tutto il mondo. Le sue opere vengono contese per milioni di dollari. Scopriamo insieme quali sono al momento le 10 opere più costose. Al decimo posto troviamo Le Pain Agile, dipinto del 1904. C'è una storia curiosa dietro questo dipinto. A quanto pare, Picasso dipinse Le Pain Agile in un famoso cabaret di Parigi e diede il quadro al proprietario del locale in cambio dei pasti. L'uomo, nel 1912, ha venduto l'opera per 20 dollari. Nel 1989, la casa d'aste Sotheby's ha venduto il quadro alla collezione Annenberg per 40,7 milioni di dollari. Al nono posto, La Lecture, opera del 1932. La Lecture è un olio su pannello verticale. Raffigura la bionda Marie-Thérèse Walter nuda, addormentata su una sedia, con il libro in grembo. Il dipinto, nel febbraio del 2011, è stato venduto da Sotheby's per 40,7 milioni di dollari ad un collezionista russo. All'ottavo posto, Yo Picasso, dipinto del 1901. Questo dipinto giovanile di Picasso è un autoritratto del periodo blu. Il dipinto andò battuto per 5,8 milioni di dollari durante un'asta realizzata da Sotheby's nel 1981. L'acquirente era un noto collezionista d'arte di nome Wendell Cherry. 8 anni dopo, Cherry ha rimesso il quadro all'asta. L'opera è stata aggiudicata da Sotheby's a un acquirente anonimo per la somma di 47,9 milioni di dollari. Al settimo posto, Le Rêve, dipinto nel 1932. Ancora una volta, l'opera rappresenta l'amante e modella di Picasso, Marie-Thérèse Walter. Quando dipinse il quadro, Picasso aveva 50 anni e Marie-Thérèse 24. L'artista raffigura la sua musa addormentata su una sedia. Si ritiene che Picasso lo dipinse in un solo pomeriggio, il 24 gennaio del 1932. È stato venduto dalla casa d'aste Christie's nel novembre 1997 per 48,4 milioni di dollari. A sesto posto tra le opere più quotate di Pablo Picasso, Femme assise dans un jardin, dipinto nel 1938. In Femme assise dans un jardin, Picasso rappresenta Dora Maar in giardino. A questo punto Picasso aveva iniziato i suoi esperimenti con il cubismo. Il dipinto, infatti, è un ottimo esempio del suo stile cubista. L'anno magico per la rivalutazione di quest'opera è arrivato nel 1999, quando è stata venduta per circa 49,5 milioni di dollari a un'asta di Sotheby's a New York. Al quinto posto, Femme aux bras croisés, del 1902. Conosciuto anche come La donna con le braccia incrociate, quest'opera appartiene al periodo blu di Picasso. Il dipinto è rimasto di proprietà della famiglia McCormick fino a novembre del 2000, quando è stato venduto per 55 milioni di dollari in un'asta di Christie's ad un anonimo acquirente a seguito di una tremenda guerra di offerte. Il quarto posto è occupato da Dora Maar O'Shea, del 1941. L'opera rappresenta la fotografa surrealista Dora Maar seduta su una sedia, mentre un piccolo gatto nero in piedi dietro di lei. Picasso aveva spesso descritto Dora Maar come la sua musa privata. Nel 1963, la collezione Lee e Maria Bloch ha venduto il dipinto ad una collezione privata. Nel maggio 2006, il quadro, stimato in preasta a 50 milioni di dollari, è stato venduto da Sotheby's per 95 milioni 216 mila dollari. E arriviamo sul podio, dove al terzo posto troviamo Garçon à la pipe, del 1905. Garçon à la pipe è il ritratto di un ragazzo parigino che tiene una pipa in mano e indossa una collana di rose sulla testa come una corona. Picasso dipinse questo capolavoro quando aveva solo 24 anni. Come i colori suggeriscono, quest'opera appartiene al periodo rosa di Picasso. John A. Whitney, l'ambasciatore americano in Gran Bretagna, è stato il primo acquirente di questo classico di Picasso. Whitney acquistò il dipinto nel 1950 per 30.000 dollari. È rimasto nella collezione privata di Whitney fino a maggio 2004. La moglie di Whitney, Betsy, aveva istituito la filantropica Green Tree Foundation dopo la morte del marito nel 1982. La fondazione ha messo il dipinto all'asta da Sotheby's nel 2004.
Gli esperti di Sotheby's lo avevano stimato in preasta 70 milioni di dollari, fino ad allora la più alta stima per un quadro. Ma si erano sbagliati, e di molto. Garçon à la Pipe ha oltrepassato le stime con un enorme margine. È stato venduto da Sotheby's nel maggio 2004 al modico prezzo di 104 milioni di dollari. Al secondo posto si colloca Nudo, foglie verdi e busto, dipinto del 1932. L'opera raffigura ancora la famosa amante e musa di Picasso, Marie-Thérèse Walter. La donna si stende nuda nella metà inferiore del dipinto, mentre le foglie dell'albero dell'amore interessano la parte alta dell'opera. Il suo seno, una scultura che Picasso aveva creato nel 1931, adorna un piedistallo. Le foglie sono di un filodendro o albero dell'amore, una pianta a rapida crescita che Picasso aveva in casa sua. Uno sguardo più attento rivela che le labbra di Picasso escono da dietro un velo. In questo periodo l'artista era diventato molto abile nella propria arte e aveva iniziato a usare il simbolismo. L'opera è stata venduta nel maggio 2010 dalla casa d'aste Christie's al prezzo di 106,5 milioni di dollari. Si dice che il dipinto faccia parte della collezione d'arte dell'oligarca russo Roman Abramovich. In cima alla top 10 delle opere di Picasso troviamo Le donne di Algeri, dipinto nel 1955. Il quadro rappresenta un harem nel quale si vedono distintamente due personaggi femminili. Realizzato tra il 13 dicembre 1954 e il 14 febbraio 1955, fa parte di una serie di 15 dipinti, numerosi schizzi e diverse litografie ispirati alle donne di Algeri di Delacroix. L'artista sposta i personaggi presenti nel quadro originale e ne aggiunge di nuovi, come il nudo in primo piano, preso da Il bagno turco di Ingres. La donna sulla sinistra ha il volto di Jacqueline Roque, ultima compagna di Picasso. La sera magica per quest'opera arriva l'11 maggio 2015, presso la casa d'aste Christie's a New York. Le Femmes d'Alger è stato venduto per 179 milioni e 365 mila dollari, segnando un nuovo record. Si tratta del prezzo più alto mai pagato all'asta per un quadro.